Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati da Annalisa Manduca. È un grande piacere, mi avvicino un pochino di più a questa straordinaria banda, benvenuti, ma soprattutto grazie per essere sempre così attenti alla solidarietà, numerosi, ma soprattutto questa è una grande opportunità ogni anno di ritrovarsi nel segno di questa associazione Iris che vi accoglie con la banda della Polizia di Stato, una banda che comunque con il suo maestro, il Maurizio Billi, si è fatta conoscere, si è fatta amare in questi anni. Quindi io vorrei cominciare subito con un applauso a loro, alla grande passione che mettono in quello che fanno e alla loro attenzione, alla solidarietà e a questo viaggio che Iris ci ha in qualche modo dato, ci ha restituito come percorso, diciamo, questa sera di passioni. Ed è proprio questo il filo conduttore di questa serata. Però permettetemi, visto che sono da 8 anni la conduttrice di questo avvenimento, di questo momento per stare insieme, anche di ricordare una persona straordinaria che ha condiviso con noi dei momenti molto importanti, ma soprattutto questo palcoscenico. Una persona che noi ricordiamo, io posso dire questa sera noi di Iris, ma noi tutti, perché è un amico di tutti e anche italiano, proprio perché abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sia entrato nel cuore di tutti, davvero. Una persona con la quale abbiamo condiviso dei momenti molto importanti, perché la solidarietà bisogna saper restituire molto di sé per farla bene. E lui era una persona particolarmente generosa, una persona molto amata, una persona stimata, lo sappiamo, ma soprattutto che ha dato molto a questa associazione, ha dato molto anche agli amici con i quali scherzava dietro le quinte, ricordo la grande passione per questa banda della Polizia di Stato, per il suo talento e soprattutto per il suo maestro, che stimava particolarmente, ma soprattutto per tutte queste donne che abbracciava sempre con grande attenzione e affetto. Lui per noi resterà un grande amico, ma questa sera è sicuramente una persona che noi vogliamo ricordare con l'applauso, come si conviene a tutte le persone di spettacolo, Fabrizio Frizzi. Grazie, non era facile, ma andava fatto perché lui è sempre stato una persona di passione e siccome celebriamo questa sera le passioni in tutte le sue forme e cerchiamo di parlare delle donne, delle passioni delle donne, della loro intelligenza, della loro lungimiranza, della loro capacità, ma anche della loro determinazione nell'affrontare una malattia, sappiamo quanto è importante restituire questa dimensione di passione che è un po' la forza, il motore per andare avanti, per superare anche le prove difficili. E allora tutto questo si realizza ed è magicamente in una serata come questa possibile grazie alla vostra attenzione, alla vostra sensibilità, al fatto che siete qui, che ogni anno partecipate, anche ci sono anche delle aziende che sono attenti a Iris, ma voi tutti abbracciate ogni volta queste donne e le fate sentire ancora meno sole. Nonostante ci siano tutte le persone care intorno a loro, ci sia la scienza e ci siano tanti passi in avanti che si stanno facendo, comunque questo è un momento di affetto profondo e anche di guardarsi negli occhi reciprocamente per cercare di sostenersi e sapere di essere importanti gli uni per gli altri. Ecco, questa è la grande passione che Iris sta cercando di portare avanti in questi anni e lo fa seguendo progetti di vario tipo. Ed è per questo che io vorrei adesso anche qui salutare una persona che con grande discrezione, con grande passione restituisce a questa serata comunque quel valore intimo, importante, ma anche di speranza, che è Olga Naso, la presidente Olga Naso, che ci mette sempre tanto amore in tutto quello che fa. E io la vedo accanto al professor Salvatore Mancuso, da cui ha ereditato la determinazione e anche il viaggio della speranza che bisogna in qualche modo sempre avere nella vita e nel cuore. Allora, ho detto tante cose di Iris, adesso in realtà lascerò questo palco, ma non prima di aver ricordato che oggi è una giornata importantissima insieme a una persona importantissima per me. Oggi è una giornata in realtà in cui si celebra in tutto il mondo, e diciamo è la giornata per combattere il tumore ovarico. È una giornata
simbolo, perché sappiamo che è un tumore silenzioso, un tumore difficile, subdolo, che ha molti, dei numeri molto alti e che deve essere combattuto con prevenzione e con dando grande speranza e affidabilità alla scienza. Allora il professor Giovanni Scambia deve essere qui con me adesso a testimoniare questo impegno continuo che si sta facendo per combattere questo tumore, ma soprattutto per tutte queste donne che stasera, sono sicura, sono qui e hanno bisogno del vostro sostegno. Professor Scambia, venga accanto a me. È sempre un grande piacere, vorrei che lei ricordasse tutto quello che si sta facendo, ma soprattutto il grande impegno di Iris, ma l'impegno della scienza. Allora, intanto devo ringraziare te come al solito, perché sei sempre qui vicino a noi in questi momenti. E questo è un concerto che oramai sono anni che portiamo 8 avanti edizioni, e che ogni anno contribuisce in qualche modo a darci la possibilità di migliorare le nostre possibilità assistenziali nei confronti di patologie che sono quelle della ginecologia oncologica, che a volte sono molto insidiose. Per molte di queste oggi abbiamo delle prevenzioni efficaci, per alcune siamo ancora un po' in difficoltà, anche se abbiamo migliorato molto. Una di queste è il tumore dell'ovaio. Oggi si celebra questa giornata in tutto il mondo perché è un tumore per il quale dobbiamo fare informazione, perché è un tumore che a volte colpisce in maniera subdola, ma per il quale oggi abbiamo armi e strumenti per prevenirlo, vedi la familiarità, lo studio della familiarità, ma anche per curarlo in maniera efficace e con grande attenzione alla qualità di vita. Io ci sono tante persone che dovrei ringraziare adesso, e veramente sono tante, la banda della Polizia di Stato, l'hai fatto tu che ogni anno ci aiuta in questo, siete tutti voi che siete qui ogni anno e ci date una mano a portare avanti i nostri progetti, e tutte le persone che ogni giorno insieme a me al Policlinico Gemelli combattono una battaglia forte con grande determinazione e sacrificio a volte veramente encomiabile. Mi fa piacere a questo punto ringraziare anche chi ci guida al Policlinico Gemelli. Lì c'è il professor Bellantone, che è il nostro preside, il professore, eccolo, che è là, il professore Elefanti, che è il nostro direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, che ci stanno aiutando a portare avanti un progetto che è quello della tutela della salute femminile, a cui ogni anno Iris contribuisce con un passo. L'anno scorso, con i proventi dell'anno scorso, abbiamo realizzato insieme anche a un'altra associazione che veramente mi fa piacere citare, che è Oppio e le sue stanze, questo centro per gli studi di fase 1 di farmacologia di genere, che è un centro avanzatissimo. L'abbiamo realizzato e partirà, vedrete l'inaugurazione a giugno, vi manderemo un invito per chi vuole venire. Accanto a questo abbiamo realizzato con quei fondi dell'anno scorso anche un giardino terapeutico su una terrazza del Gemelli, cioè che è una situazione per la quale l'incontro, c'è qui l'architetto Totaforti da qualche parte che ci ha aiutato a realizzarlo, in cui l'incontro della natura in un ambito medico aiuta ad accettare meglio le cure, a essere forse anche queste cure più efficaci. Tutto questo percorso che riguarda la salute della donna, mi fa piacere dire che lo stiamo realizzando insieme a un mio amico fraterno che è là anche, che è il professor Masetti. Col quale veramente stiamo portando avanti questo discorso insieme, e colgo l'occasione per dire che fra qualche giorno ci sarà anche la famosa corsa per il tumore al seno, quindi chi vuole può partecipare a questo. Cosa realizzeremo quest'anno? Allora, il nostro obiettivo quest'anno è di realizzare con questi fondi dei letti all'interno del reparto di ginecologia oncologica di terapia intensiva post-chirurgica. Noi facciamo degli interventi molto pesanti, a volte che richiedono un'assistenza importante, e l'idea è che questi letti attrezzati per un'assistenza intensiva siano collegati, e questo è molto importante per noi, via web con la terapia intensiva, con la rianimazione. È un modo di dislocare la terapia intensiva e la rianimazione all'interno del policlinico. Io vi ringrazio tanto perché quest'anno veramente abbiamo fatto il pienone qui di biglietti venduti, qualcuno non è arrivato magari per il traffico e per la pioggia, ma veramente sono molto contento di questo. Allora,
quest'anno ho preso qualche minuto in più per parlare, perché ci tenevo proprio a farvi capire che è un percorso che stiamo seguendo e per il quale voi ogni anno ci state veramente aiutando. Quindi grazie a tutti e sarà una bella serata come al solito. Grazie davvero Giovanni Scambia, grazie a voi tutti per l'attenzione.